bentornati, altra puntata imperdibile. Ogni puntata del Processo alla Regata a noi sembra più bella della precedente, perché ce la immaginiamo, andiamo a prendere gli invitati qui sulle banchine del Marina Grande. Sono appena tornati, guardateli, guardateli bene in faccia, hanno fatto 6 ore di mare oggi, bellissime, 2 regate e mezzo, perché la terza, ahimè, è andata a finire che non si è più fatta, però bellissimo. Abbiamo anche una componente del gentil sesso. Allora, io ve li presento, a cominciare da un personaggio ormai televisivo, Roberto Ferrarese, che corre su Anouk, un Solaris 47, 44? 47. Solaris 47. Poi abbiamo Giada De Blasio, che è l'armatrice, possiamo dire? Insomma, la figlia dell'armatore, è automaticamente armatrice di Scugnizza, quindi scusate se poco, vedete anche le insegne sulla divisa. Adriano Maiolino, invece, è l'armatore di Canopo. Si dice Canopo o Canopo? Canopo, ho detto bene, che è un Gran Soleil 39, che ha un equipaggio straordinario, bellissimo, perché l'età media è bassissima, sono tutti ventenni. Uno di questi ventenni, non potevamo non invitarlo e averlo con noi, Demetrio Sposato, lo conoscete tutti, quattroventista, filosofo, ha scritto un libro sui tempi in cui andava sull'Optimist, è un personaggio straordinario, sta studiando medicina, l'abbiamo appena intervistato a Formia alla nazionale dei 420, però insomma iniziamo da Giada, ovviamente per diritto di ospitalità e anche perché Giada potrebbe essere chiamata per fare la pesa. Che cos'è la pesa, Giada? Spieghiamo a chi ci segue da casa. E in pratica il bordo deve avere un peso limite per poi rientrare nel famoso GPH, quindi nei numeri. Nei numeri. Siamo tranquilli comunque come equipaggio. Io soprattutto sì, dieta ferrea, quindi no, però siamo dentro per fortuna. Si è fermato uno spettatore particolare. È il mio papà. Senti, diciamo due cose su Scugnizza, no? Cioè, diciamo che detto da te, diciamo sì, in segreto, perché tanto siamo solo ma noi. Ma questa storia di Scugnizza, questo amore, questa passione sconfinata, da quanti anni dura? Quante barche, quante cose hai vissuto tu, insomma, della allora, passione tua? Allora, noi siamo partiti con la barca che abbiamo da crociera, un Janot. Poi abbiamo cambiato varie barche e poi abbiamo avuto due Scugnizze. Prima un M38 e ora invece con l'Italia Yacht stiamo avendo dei risultati ottimi. E nulla, incrociamo le dita per domani, speriamo che vada bene. Bellissimo, allora, abbiamo dato istruzione che appena tu devi andare alla pesa puoi andare. Abbiamo, annuncio anche che abbiamo un'altra ospite pronta a subentrare, un'altra ospite femminile, quindi state pronti. Allora, Roberto Ferrarese, ti chiedo subito cosa ti resta dell'esperienza televisiva a commentare la Coppa America Luna Rossa, questa bellissima cosa che tutti abbiamo vissuto tra febbraio e marzo su Sky. Beh, mi mancano intanto 100 tamponi che facevo ogni volta per spostarmi da Lanzarote a Milano, però no, bella esperienza e abbiamo cercato di far divertire i telespettatori, le regate erano non proprio esaltanti, però ovviamente il concetto di essere tifosi Luna Rossa ci ha trascinato con passione in tutti quei giorni. Niente, resta una Coppa America un po' particolare, leggermente monotona e un'occasione persa da Luna Rossa, nel senso che ci credevamo tutti sul 3-2, pensavamo che ce la potessero ancora fare. Poi c'è stato un po', quindi l'abbiamo vissuta da tifosi soffrendo e da, diciamo, persone che volevamo cercare di far divertire i telespettatori. Come hai detto, un po' noiosa, come hai detto, un po'? No, un po' monotona. Un po' monotona, cioè è dura questa cosa. Bang, i boundary, vira, fai, cioè era... Ci mancava un po' di azione, di adrenalina. Guarda, però lo commentavamo oggi, avevamo in barca, mentre abbiamo fatto le dirette delle regate, oggi con Picchio Milone e Roberto Mottola, due Olimpiadi così, en passant, e proprio di questo parlavamo, diciamo, queste sono le regate che ci piacciono, questi bordi buoni, gli scarsi, le cose eccetera così, che in Coppa America non si erano visti. Poi però, alla puntata precedente del Processo abbiamo avuto degli ospiti importanti, Nicola Sironi, Stazzatori, eccetera così, ai quali abbiamo chiesto, ma arriveranno i foil sulle barche Ork? Ci hanno detto... Sì, assolutamente sì, state pronti. Quindi anche sul tuo Solaris prima o poi vedremo i foil? Io non ci credo. Cioè, credo che ci siano due tipi di barche, ci saranno quelle coi foil e quelle dislocanti, ma è impossibile. È come se nel tennis eliminassimo le racchette e facessimo solo coi cannoni. Ok, si può fare, però bisogna fare l'uno e l'altro. Quindi una Coppa America sarebbe forse un po' più interessante con barche dislocanti che viaggiano magari
Pensate ai TP52, combattere in prepartenza 5 minuti, le manovre, i rumori, regate corte di 25 minuti, spettacolo sarebbe, credo, più bello. E a me tutti mi fermano, i non velisti mi chiedono ma perché vanno sempre di bolina con le barche, e cazzo, quando glielo spieghi non è così facile spiegare. Hai capito, detto da uno dei commentatori della Coppa America, capito, che facevate l'alba tutti quanti a sentire, adesso sentiamo delle parole piuttosto dure insomma da parte tua su questo. Non è che... no, però sono osservazioni che tutti abbiamo fatto. Poi come va bene, bisogna capire se si può dare un po' più di spettacolo con un compromesso di velocità, forse andare a 50 nodi per la Coppa America, che è un match race, non è proprio il massimo. Giada, tu dicevi com'era prima, eh? Sì, prima facevo le nottate davanti alla televisione. Questo giro onestamente non mi ha preso, non mi è piaciuto questo tipo di tecnologia che è entrata nella vela, mi piaceva più tanto tempo fa. Vedi cosa escono fuori, cose interessanti da questi armatori. Allora, a tutte e due, se dovete andare, andate quando avete necessità. Abbiamo il pelapeso. Se stai andando, vai, puoi andare, okay, perfetto. Saluto. Allora, chiamiamo l'altra ospite, fate un applauso da casa, Claudia Rossi, vieni Claudia. Eccolo qua, anche noi facciamo l'applauso. Arrivo subito da te, Claudia. Adriano Maiolino, abbiamo detto il tuo equipaggio, giovanissimo. Come si è creato questo equipaggio? Com'è un po' la storia? E ci troviamo qui a un europeo orc. Assolutamente sì, dopo 6 anni di preparazione della barca e dell'equipaggio siamo arrivati ad un europeo orc dopo aver vinto l'anno scorso il campionato italiano nella nostra categoria. Siamo un gruppo di amici, essenzialmente io recluto i velisti amici dai circoli dal quale provengo, la Gran Lasco di Roma e il Planet Sail a Bracciano, e quindi sono tutti amici che conosco per altri motivi. Portati sulla barca d'altura, si scocciano un po' perché la deriva è molto più divertente, però poi alla fine lo spettacolo di queste regate è uno spettacolo molto diverso, si impara ad apprezzarlo col tempo. E se mi posso permettere una parola su quello che dicevano prima gli amici, più le regate sono lente, più sono combattute, per cui... Il mezzo veloce fa sì che quelle distanze diventano subito abissali e spesso anche incolmabili, quindi a qualcosa bisogna rinunciare, insomma. Sì, a qualcosa bisogna rinunciare, derive e altura, cioè lei che ha fatto il percorso inverso, dall'altura è andata a finire sulle derive, adesso ci arriviamo. Io ho fatto andata, ritorno e ritorno, sono ritornato. Ma sì, ma pure lei, ma tutti, tutti. Allora, Demetrio è uno di quelli che tu hai reclutato, come dicevamo prima, l'hai reclutato sul lago di Bracciano presumibilmente, perché lui andava, no, con il 3V, col suo equipaggio. No? Campionissimo di 4,20, quindi. Campionissimo proprio di vita, noi proprio... Demetrio ci piace, diciamo così, sì. Piace proprio al pubblico, capito? Ma piace anche alle ragazze, Demetrio. Ma io questi commenti li lascio agli altri. No? Vabbè, no, perché sai, il processo alla regata si occupa pure di queste cose, bisogna parlare di tutto, bisogna essere trasparenti, vabbè. Detto ciò, come scendere dal 4,20 e fare regate su questi che poi ogni tanto si semplifica dicendo i barconi, no? Che regate sono? Come cambiano? Come si sta a bordo? Quello che tra l'altro Adriano ha sempre detto è fondamentale, pensare sempre con la mentalità della deriva, perché la deriva ti insegna a sentire, no? Cioè tu diventi veramente un tutt'uno con la deriva, e quella sensibilità che sviluppi sulle derive è fondamentale mantenerla, perché a quel punto la riporti anche sulla barca d'altura. È difficile all'inizio, non la senti bene, ma cioè, se ti metti ad ascoltarla e piano piano ti rendi conto che molto di quello che hai imparato a dire in realtà c'è, si può sentire realmente tanto, e quindi puoi imparare a farla andare. Poi quello che fai su una deriva qui è diviso in tanti compiti, quindi cioè in tante persone, cioè tutti i compiti che avevi in una persona, in due persone su una deriva, vengono divisi su 10 persone, quindi certo. Bisogna saper comunicare ancora di più, e sei specializzato. C'è una specializzazione vedi il filosofo che poi inizia a parlare non smette più. Adesso scriverà un libro, dopo che sull'Optimus, adesso scriverà un libro pure sull'Orc. Come scialarsi. Senti, ma dove volete arrivare con questo progetto? Beh, il progetto è andato molto bene, anche perché siamo stati ben guidati.
Questo mi interessa, perché tu sei un armatore normale, diciamo così, non sei un armatore che arriva da storie decennali, eccetera, così hai fatto questa storia, hai raccontato dei rivisti giovani, abbiamo fatto un po' di esperienza e ci ritroviamo in un europeo dopo aver vinto un italiano. Quindi qual è il percorsino da dire magari a chi ci segue da casa, altri molti armatori normali? Molto faticoso e molto appagante, perché devi lavorare con il velaio, devi lavorare con un coach che ti allena tutto l'equipaggio, devi lavorare con un progettista che ti ottimizza la barca. La sommatoria di queste tre cose, dette abbastanza sommariamente, che è un lavoro continuo che di anno in anno deve andare sempre avanti, può portare una barca che ha un peso di 8.000 kg a pesarne 7.000, è un equipaggio che ha delle grandi potenzialità, da non saperla portare a portarla benissimo. Sì. Bravo, buon percorso. Dopo concluderemo con una domanda finale per tutti. Allora, Claudia, bentornata. Grazie. Al processo alla regata, tu già sei stata ospite, abbiamo detto della tua incursione per le derive, perché hai fatto... Com'è andato a finire il percorso 49er FX? Ci saranno ritorni, cose così? L'abbiamo archiviato del tutto o chissà? No, diciamo che il 49er è stata una bellissima esperienza e mi ha fatto crescere molto, però penso che per competere in quelle classi lì devi partire un po' prima e devi veramente darti da fare, e io non ho più l'età, sono giovane ma non ho più l'età per mettermi a competere. Guardatela, non ha più l'età, hai capito? Diciamo che è un livello veramente alto, quindi mi sono trovata meglio quando avevano iniziato il percorso dell'offshore olimpico, avevano introdotto questa disciplina qua, ero più nel mio e mi sono divertita tantissimo, e anche lì è stata una grande esperienza. Purtroppo sembra che la disciplina non ci sarà, però è un'esperienza che mi porterò avanti poi anche in queste regate. Questo, guarda, ti dico, stiamo aspettando tutti notizie di questo offshore killboat. Effettivamente pare che, insomma, dal CIO e da World Sailing non arrivino notizie positive, però il movimento che si è creato, pur con le critiche del fatto che era stata organizzata male l'idea, secondo me resterà, in qualche modo verrà ripreso da World Sailing. Se non diventerà classe olimpica, in qualche modo ci sarà una regola per cui... Senti, sei forse l'unica, o siete in due probabilmente, timoniere donne qui a questo europeo Orc. Qui come mai? Vogliamo più timoniere donne? Facciamo una sorta di avviso, di proclama, cioè cosa serve per diventare timoniere a una regata come questa? Ma guarda, ti dirò, quest'anno vedo che le quote rosa in generale stanno aumentando, perlomeno il mese scorso ho fatto una regata in J70 e ho trovato tantissime competitor, e questa cosa mi rende felice anche perché mi stimola ancora di più. E diciamo che queste regate qua non sono, di solito le faccio raramente, però vedere sempre alcune donne al timone mi rende sempre felice, diciamo che mi stimola proprio, cioè mi va di arrivare davanti, no? Ecco, quello naturalmente. Com'è il rapporto con l'equipaggio? Diciamo che bene o male il timoniere in qualche modo è anche uno che dà gli ordini, no? Quindi, insomma, ti fai rispettare, che tecniche usi, è una questione di carattere, è una questione di leadership? Ma guarda, a me non piace troppo dare ordini, mi piace essere comunque affiatata con il mio equipaggio. Se mi sentono a bordo vuol dire che c'è qualcosa che non va, e se no, se va tutto bene, preferisco star zitta e magari trasferire solo quello che sento al timone. Bello, questa è una cosa che Psicosport, Roberto Ferrarese, approverà sicuramente. Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere, dal punto di vista della tua barca, Interceptor è un Far 40, quindi tu ci sei legatissima a questa barca, hai vinto i mondiali europei, hai fatto le capriole insieme a tuo papà, ma è un Far 40 modificato che, insomma, forse pagate un po' come rating, però state sempre lì davanti con barche anche più grandi. Ma sì, allora, questa barca sono affezionata perché è la vecchia pazza idea e ci abbiamo vinto il mondiale Corinthians a Porto Cervo, quindi quando sono tornata a bordo ero molto felice. Diciamo che non è facile regatare in Orc con questa barca. Oggi ci siamo difesi un po' meglio con il vento un po' più forte, e ieri abbiamo fatto molta fatica, ma mancano ancora due prove e daremo il massimo fino alla fine. Grande Claudia. Roberto, ti ho un po' messo in mezzo col discorso Psicosport. Sappiamo che è il tuo lavoro anche quello di fare, insomma, il coach di sportivi, di atleti, lo psicologo dello sport. Questo che ha detto lei è interessante, no? Cioè lei ha detto: se mi sentono vuol dire che qualcosa non va, quindi lei parla con il silenzio in qualche modo, quindi anche il linguaggio del corpo oppure l'organizzazione generale poi porta a risultati migliori piuttosto che urlare. Tante volte si sente manovre urlatissime a bordo, nei passaggi di boa, eccetera. Cosa puoi dire a proposito? No, che giustamente lei sottolinea il fatto che quando
fai una prestazione sportiva, comunque sei nello stato di flusso che non prevede poi le urla che non servono. Cioè, la prima cosa che cerchiamo di fare in barca nei team buoni è abbattere la comunicazione di un buon 90%, perché si parla troppo, ci si sovrappone con i ruoli, poi se si urla troppo la gente un po' si blocca, si paralizza perché ha paura di sbagliare ancora di più, quindi bisogna lavorare moltissimo su questi aspetti. Bello, mi piace. Allora, abbattere la comunicazione, parlava di barche, non della comunicazione in generale, perché noi che invece non vogliamo, infatti il processo alla regata, ci piace parlare, non finiremmo mai di parlare, di avere ospiti, di parlare di tutto e di più. Adesso per esempio vi sfido con una domandina finale, niente male, a tutti e quattro, perché siete, diciamo, generazioni diverse, generi diversi, caratteri diversi. Inizio da Demetrio, anzi inizio da Resto da qua e finiamo con Demetrio. La domanda è questa: noi facciamo la vela, che è uno sport bellissimo per privilegiati, andiamo per mare, oggi per mare succedono delle cose che non dovrebbero succedere, quindi noi le viviamo, veniamo da un periodo di pandemia tremenda, eccetera. La domanda è, diciamo a chi ci segue da casa, che la vela non è un rifugio, no? Ma la vela è anche un valore, e che fare vela e fare sport e diventare marinai, il rapporto col mare in un certo modo, è un valore positivo. E perché secondo voi? Quindi cominciamo da Roberto Ferrari. I tuoi valori della vela. Beh, mi sembra, a parte che è molto molto scontato, il discorso della vela, che è uno sport che si fa in mare e comunque ti ricongiunge anche con la natura, e quindi il plus valore di questo sport è questo. Noi esseri umani abbiamo bisogno di stare in contatto con la natura, e sono poche migliaia d'anni che siamo abituati a vivere sotto i tetti, negli uffici, al chiuso, e quindi abbiamo un bisogno ancestrale di stare all'aperto, quindi la vela è uno dei sport più belli proprio per questo. Roberto Ferrarese dice: il valore è la natura. Claudia, il tuo valore della vela? Ma la vela secondo me è uno sport che ti dà un senso di libertà pazzesco, e quello che a me appaga di più forse è proprio il valore della squadra, cioè il fatto di condividerlo con persone con cui mi trovo bene e con cui mi diverto è forse, diciamo, il valore aggiunto di questo sport. Benissimo, la natura, la squadra, io aggiungerei pure, no, in qualche modo comunque la solidarietà, perché poi nella marineria la solidarietà è fondamentale. Adriano Maiolino? Mi piace molto il fatto che praticando questo sport nella natura riesco con il gruppo anche a sfogare un agonismo che poi diventa essenziale nella mia settimana. Questo me lo dicono tutti i ragazzi con cui lavoro, che fino al martedì, mercoledì, dopo che ho fatto le regate, sono molto più produttivo, più tranquillo, più sereno. Poi dal mercoledì sera al giovedì già si comincia a traballare. Fortuna che il sabato arriva dopo poco. Che lavoro fai? Sono un consulente del lavoro. Bene, allora, consulenti del lavoro, tutti in barca a vela, mi raccomando. Concludiamo col filosofo, questa è la domanda proprio per te, insomma, l'ho fatta quasi apposta per te. I tuoi valori della vela, in questo tempo, in questo periodo, per tutti? La pace. La pace. Hai detto niente. La pace, la serenità, la calma. Cioè, quando sei in barca sei zen, sì, cioè è una roba... È come veramente entrare in un'altra dimensione, ma che è la dimensione, cioè la dimensione propriamente della realtà, che a volte veramente è diversa, cioè noi siamo distaccati dalla realtà. Io sento ogni volta che salgo in barca di connettermi con quello che è veramente la realtà. Bellissimo, dalla natura al riconnettersi alla realtà attraverso la barca. Complimenti di uno psicologo dello sport, grande velista come Roberto Ferrarese. Grazie a tutti. Allora, grazie Roberto Ferrarese, grazie Claudia Rossi, Adriano Maiolino, Demetrio Sposato. State con noi, altre puntate Processo alla Regata, Seili, la casa della vela.